Ave Maria, ragazzi e ragazze carissimi e a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, da Don Leonardo Maria Pompei siamo ancora insieme per una nuova puntata della trasmissione dedicata alla catechesi giovanile, Spazio Giovani. Oggi andiamo in onda in una occasione molto lieta per tutti noi amanti della Madonna e devoti dell'Immacolata, perché penso che sappiate che oggi è la festa della Madonna, cosiddetta della Medaglia Miracolosa, 27 novembre. E penso che sappiate più o meno la storia delle apparizioni di Maria Santissima a Santa Caterina Labourée e il dono grande che attraverso queste apparizioni fu fatto da lei a tutti noi di questa miracolosa medaglia, diciamo così, che è stata una assoluta creazione e invenzione di Maria, sia per quanto riguarda la parte anteriore che quella posteriore. Quindi nella parte anteriore l'immagine di Maria così come apparve a questa grande santa, e nella parte posteriore quel singolare monogramma, ecco, della M con incrociata la I e sopra la croce circondata dalle 12 stelle e in basso i due cuori, che segno a chi vi parla, a me personalmente particolarmente caro, e attraverso cui la Madonna ha promesso grandi grazie a chiunque l'avrebbe portata con devozione, usando l'invocazione da lei insegnata in quella circostanza: Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te, ed anche accogliendo il messaggio significativo, di cui adesso chiaramente per brevità non parleremo, che ella diede a Rudebach, quindi qualche lustro dopo la tragica rivoluzione francese, e alle porte, insomma, di quei grandi sconvolgimenti contemporanei che avrebbero poi portato alla situazione ancora difficile in cui si trova la Chiesa e il mondo. Ecco, sapete che alle 17 oggi bisognerebbe fare la supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa. Purtroppo noi siamo in diretta radio e quindi faremo, come ricorderete, l'Ave Maria delle 17, che io faccio tutti i giorni. Chi invece commette questo lieve peccato di non ascoltare Radio Buon Consiglio e può faccia la supplica, e poi magari tanto potrà sentire la replica di questa trasmissione. Allora, fatto questo doveroso preambolo, per questa grande ricorrenza, torniamo al nostro argomento. Siamo ancora nel primo comandamento. Forse qualcuno potrà dire: ah, Don Leonardo, se andiamo avanti così, l'anno prossimo stiamo ancora a combattere con i 10 comandamenti. Però purtroppo, ragazzi, poi speriamo di andare un pochino più veloce, però la malformazione, ecco, oggi, e l'ignoranza sono davvero delle piaghe endemiche, per cui è necessario, ahimè, approfondire alcune tematiche, specialmente queste, insomma. Cioè, io sfido chiunque di voi a chiedere in giro a qualche fedele: senti, ma mi dici qualche peccato contro il primo comandamento, a sentire cosa vi risponde. Perché diceva: io sono il Signore tuo Dio, non avrai altro Dio all'infuori di me. Che significa? Ecco, stiamo cercando in queste puntate di vederlo. Adesso ci resta da concludere il discorso con una serie di peccati contro contro le tre virtù teologali della fede, della speranza e della carità. Ecco, noi sappiamo infatti che il primo comandamento ci obbliga a rendere a Dio solo il culto che gli è dovuto. Come si trova scritto nella lettera agli ebrei, per poter dare a Dio ciò che gli è dovuto bisogna anzitutto credere che egli esiste e che ricompensa coloro che lo cercano e coloro che lo amano. E quindi siamo chiaramente dentro l'ambito delle tre virtù teologali, di cui ora dovremo parlare. Non credo che riusciremo a fare tutte e tre oggi, vediamo, sicuramente una, speriamo, magari forse due. Ecco, per cercare di concludere il discorso relativo al primo comandamento. Ora, che cos'è la fede? La fede, secondo il grande e immortale catechismo di San Pio X, è l'atto per mezzo del quale si crede anzitutto nell'esistenza di Dio, ma anche in tutte le verità di fede,
per questo che si chiamano verità di fede, da lui rivelate ed insegnate dalla Chiesa, quale maestra del genere umano. Ecco. Oh, l'adesione a queste verità di fede, attenzione, deve essere assoluta e certa. E noi dobbiamo ritenere le verità di fede assolutamente incontrovertibili. Più, attenzione, più delle cosiddette verità scientifiche. Perché questo? Così faccio un brevissimo riferimento, l'ho fatto altre volte, però ripetita iuvant, perché specialmente voi ragazzi dovete essere abbastanza scaltri e intelligenti, perché non possiamo noi prestare pedissequamente e supinamente il fianco ad alcuni luoghi comuni di varie leggende nere che vi insegnano a scuola e che molti ragazzi purtroppo, perdonatemi l'espressione, bevono, come dire, credulonamente. Ecco, una delle tante cose di cui accusano la nostra cara Madre Chiesa è che nel caso Galilei, il fondatore della scienza moderna, la Chiesa si è comportata da nemica della scienza, ha condannato quel poveraccio che aveva soltanto scoperto delle verità scientifiche vere, che c'erano le macchie lunari e che quindi non era il sole a girare intorno alla Terra ma viceversa. E invece questi cattivoni uomini di Chiesa, che cosa hanno fatto? C'erano alcuni cardinali che si sono rifiutati di guardare dentro il cannocchiale e hanno condannato Galileo, e a Roberto Bellarmino che l'ha condannato l'hanno anche fatto santo. Ecco la Chiesa, nemici della scienza, bum 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 bum. Ecco, presentandola così, dal momento che alcune delle cose che ho detto adesso in maniera volutamente ironica sono storicamente provate, uno ascolta, sente questa campana e dice: acci derbi, però, ma guarda come, ma guarda che cattivoni che siamo qua. È proprio vero che la Chiesa è proprio una congrega, insomma, di persone strane, che è nemica della scienza, eccetera, eccetera. Quindi questo dubbio poi acchiappa e ci viene. Le cose stanno veramente così, ragazzi? Ecco, vi dico subito che se le cose stessero veramente così, oggi ci sarebbe qualcun altro a fare la trasmissione su Radio Buon Consiglio, perché se le cose stessero esattamente così, chi vi parla non farebbe parte della Chiesa Cattolica, ovviamente, no? Perché il grande San Tommaso d'Aquino diceva questa semplicissima e profondissima frase. Ve la dico prima in latino, poi ve la traduco in italiano. Omne verum, oppure omnis veritas, adesso non mi ricordo. Comunque, a quocunque venit, ad eo est. Cioè, ogni cosa vera o ogni verità, come preferite, da chiunque venga detta, da qualunque parte venga, viene sempre da Dio, se è realmente una verità. Quindi, quando ci troviamo dinanzi a una verità realmente scientifica, quella verità viene da Dio e quella verità non può in nessun modo e per nessun motivo entrare in contrasto né contraddire una verità di fede. Perché? Perché dal momento che nostro Signore ha detto io sono la verità, non ha detto io sono la verità di fede, o non ha detto io sono la verità scientifica, ha detto io sono la verità, punto e basta. D'accordo? Quindi quando una verità, diciamo così, scientifica e una verità di fede non combaciano, una delle due è stata capita male. Vi faccio subito due esempi, uno dalla parte della scienza e uno dalla parte della fede. Dalla parte della scienza c'è questa, per esempio. Voi sapete che nel libro di Giosuè, se non ricordo male, e fu una delle cose, diciamo così, realmente successe nel caso Galilei, sulle quali però bisogna ovviamente dare un giudizio storico, troviamo a un certo punto scritto, durante la battaglia di Ai, quindi quando Israele si trovò in condizione di dover sterminare i suoi nemici, Dio fece un miracolo praticamente. Il miracolo fu che fece prolungare enormemente al di là dei tempi comuni la durata di una giornata.
Ora, cosa troviamo scritto a questo proposito nel libro di Giosuè? Nel libro di Giosuè si trova questa espressione: fermati, o sole. Quindi, attenzione ragazzi, che successe? Che quando qualcuno disse che il sole stava già fermo e che invece era la terra a muoversi, qualche, dobbiamo compatirli perché noi oggi facciamo presto a parlare, no? Qualche anche pio uomo zelante disse: non è possibile che il sole stia fermo. Scusate, sì, non è possibile che il sole stia fermo, perché nella Bibbia c'è scritto fermati o sole. Quindi se Giosuè ha detto fermati o sole, vuol dire che il sole si muoveva, dato che quella è parola di Dio. Allora ragazzi, vi ho fatto venire un po' di dubbi? Come si esce da questa cosa? Perché noi sappiamo che la verità è che il sole sta fermo. Quindi cosa dobbiamo dire? Che la Bibbia sia sbagliata e quindi quando leggiamo quella cosa in chiesa non possiamo dire parola di Dio? O c'è qualche altra cosa che noi non sappiamo? È evidente ragazzi che c'è qualche altra cosa che noi non sappiamo, no? Perché da questa difficoltà apparente si esce subito, d'accordo? E si esce in questo modo: il libro di Giosuè, per quanto uno voglia fare l'esegeta moderno di tutte quante le sciocchezze che dicono, è stato comunque scritto svariati secoli prima di Cristo, d'accordo? Supponiamo di essere con gli esegeti più modernisti, siamo intorno al VI, V secolo avanti Cristo, ma secondo la tradizione siamo molto prima. Ora, come doveva fare il Padre Eterno a far capire questo miracolo a quei tempi? Se Giosuè avesse detto fermati o terra, avrebbe detto una stupidaggine, perché a quei tempi tutti, anche i cosiddetti scienziati, c'era il sistema tolemaico, c'era il sistema aristotelico, tra l'altro il sistema aristotelico è venuto anche dopo, perché Aristotele è vissuto dopo, nessuno avrebbe capito nulla. Allora pensate alla grande condiscendenza divina, cioè Dio, per comunicare con l'uomo, dal momento che la Bibbia è parola di Dio, ma espressa in termini umani, come dire, in un certo senso si piega per farsi comprendere, ad usare un'espressione che presa alla lettera non sarebbe corretta, ma che in quel momento è l'unico modo con cui posso far capire ciò che ci sta dietro, perché quello che è successo è che quella giornata, quel giorno, la giornata è durata molto di più miracolosamente. Non so se mi sono spiegato. Quindi non è che la Bibbia sia sbagliata, ma è che il senso di quell'espressione non era voler indicare una verità di tipo fisico, ma una verità di tipo teologico, ed è stata espressa in quel modo non perché Dio non lo sappia che la terra gira intorno al sole, ma perché a quei tempi l'uomo non lo sapeva e quindi nessuno avrebbe capito nulla. Mi sono spiegato ragazzi? Quindi non c'è contrasto se non apparente. Caso contrario, oggi tutti i ragazzini, io lo constato regolarmente a catechismo, vanno a scuola e viene dato come verità pacifica che l'uomo deriva dalle scimmie. Quando me lo dicono a me, io gli do subito questa risposta: allora dalla scimmia ci derivi tu, non io, perché per quanto mi riguarda io dalla scimmia non ci derivo, d'accordo? Quindi apparteniamo a due ceppi umani diversi, io e te. Quindi questo come battuta introduttoria. Ora, chi propaga l'evoluzionismo come scienza è in mala fede, perché c'è differenza tra scienza, ragazzi, e teoria scientifica. Allora, la scienza dice che veniamo dalle scimmie, questo sono quello che dicono loro, la Bibbia dice che l'uomo è stato creato da Dio, ma la cosa vera e scientifica è l'evoluzione, e quindi nella Bibbia sono scritte un sacco di frottole, d'accordo? Uno ascolta: ah, è vero, quanto sono intelligenti, questi hanno capito tutto perché hanno trovato i fossili. Peccato però, peccatissimo direi, che quando questi grandi scienziati, questi grandi signori che studiano i fossili, a cominciare dall'australopilteco 4 milioni di anni fa e poi passando per le varie fasi, l'homo erectus, l'homo sapiens, l'homo di Neanderthal, eccetera, c'è un piccolo problema, che quando arrivano all'uomo che parla,
Quindi passando da questa specie di scimpanzé o scimmioni a un essere parlante, dico, scusa caro scienziato, no? Tu fai scienza, d'accordo? Il grande Galilei ha detto che una verità scientifica è dimostrabile e riproducibile in laboratorio, altrimenti non è verità scientifica in senso moderno. Allora, caro scienziato, mi fai capire com'è possibile che da uno scimmione che fa esce fuori una persona che parla? E loro dicono: ah, questo noi non lo sappiamo. C'è un anello mancante, è tutto perfetto tranne questo anello mancante. Che capirai? Ma hai detto nulla, ma hai detto. Cioè, se c'è quell'anello mancante, tutto quanto quello che hai detto prima e tutto quello che viene dopo te lo rimangi. Quella non è scienza. Allora, quella è una teoria scientifica, cioè una ricostruzione opinabile, fondata certamente su alcuni dati di fatto, ma quei dati di fatto sono stati, diciamo, interpretati e messi in concatenazione logica secondo una certa idea che è tutta da dimostrare. Capite? Quindi quale Bibbia frottole? Quale Bibbia frottole? Le frottole le dici tu. E guardate che gli evoluzionisti non dimostreranno mai l'evoluzione perché non è andata così la questione. Perché su questo punto c'ha ragione la Bibbia. E anche se noi non dobbiamo prendere semplicisticamente, non dovete pensare ragazzi che l'universo è stato creato in 7 giorni come sono. Adesso non voglio fare questo discorso, no? Cioè il Pio XII, quando commentava i primi capitoli del libro della Genesi, disse: lì ci sono scritte cose vere, realmente accadute all'inizio dell'umanità, ma con un linguaggio espresso in forma simbolica. Non pensiate certamente che Eva ha mangiato la mela, come dicono alcuni bambini. Voi immaginate che cosa stupida sarebbe stato, cioè, capite? Cioè, se uno dicesse che il peccato originale era mangiare la mela, vorrebbe, voi mi capite, dire indirettamente, tacciare di poca intelligenza, il Padre Eterno, insomma, no? Perché che senso avrebbe una cosa di questo genere? È un gioco, no? Quindi, il frutto proibito è ovviamente un'immagine simbolica, così come il fatto che l'universo sia stato creato in 7 giorni, ma 7 nella Sacra Scrittura è il numero della perfezione, quindi dire che è stato creato in 7 giorni vuol dire che l'universo è un'opera perfetta, creata da Dio. Questo non esclude affatto che ci siano voluti anni o millenni per, come dire, far uscire fuori l'universo, fermo restando che Dio lo ha creato dal nulla, così come lo conosciamo oggi, capite? Chiuse tutte quante queste parentesi, questo per dirvi: attenzione, qual era il problema di Galileo Galilei? Qual era il problema? Non è vero quello lì che vi scimmiottano nelle scuole. Il problema era questo, che Galileo diceva: le verità scientifiche della scienza che io sto fondando, cioè la scienza moderna, la scienza esatta, quella che si basa sull'osservazione, l'ipotesi, la sperimentazione, la conclusione e la riproducibilità del tutto a tempo indeterminato, quindi che ti dà una dimostrazione sensibilmente incontrovertibile, è la forma di conoscenza più alta che esiste, più alta anche delle verità di fede. Perché? Perché le verità di fede non sono dimostrabili, mentre le verità scientifiche sono dimostrabili. Allora, questo diceva Galileo. Però, ragazzi, il problema è che non è così. Perché? Dove si trova il fondamento dell'incontrovertibilità di una verità scientifica? Nella testa tua si trova, cioè nel fatto che la tua testa, scoprendo una legge, immaginate il teorema di Pitagora. D'accordo? Tu ti puoi divertire, comincia a disegnare tutti i triangoli, i rettangoli che vuoi, d'accordo? Di tutte le dimensioni, inventa di qualunque dimensione dei due cateti e poi traccia la linea che li collega con l'ipotenusa. Allora, qualunque siano le dimensioni dei cateti, se ti diverti e ti metti a costruirci sopra i cateti due quadrati, vedrai che l'area di quei quadrati è uguale all'area del quadrato costruito sull'ipotenusa, d'accordo? Quindi è ovvio che non ci piove su questa realtà, perché chi, cioè, divertiti, se vuoi passare un mese a costruire triangoli e rettangoli, a fare questa prova, fallo pure. Non si scappa da questa cosa, ragazzi. Allora dice: se io invece ti dico, guarda che se fai un peccato mortale vai all'inferno, chi l'ha detto questo? Cioè, dove posso avere un riscontro oggettivo e universalmente dimostrabile che mi dice che questa verità è vera? Quindi, apparentemente, che
La somma dei quadrati costruiti sui cateti è uguale al quadrato costruito sull'ipotenusa, sembra verità più certa e più evidente che non quella che se commetti un peccato mortale vai all'inferno. Giusto, ragazzi? Giustissimo, vero? Eh no, qui casca l'asino. Perché il fondamento della verità di fede, se commetti un peccato mortale vai all'inferno, non è l'evidenza alla tua testa, ma è l'autorità di Dio che ha rivelato chiaramente questa verità nelle sacre pagine. Quindi, se la verità di fede, pur non essendo evidente, poggia sull'autorità di Dio, è evidente che sta su un piano enormemente superiore a una verità scientifica. Quindi è più facile che 2 più 2 faccia 5, d'accordo? Che non, per esempio, che non esista il purgatorio. Questo è quello che veniva detto e questo è vero, ragazzi. Non so, io non so se sono riuscito a spiegarmi, perché purtroppo stando in radio non vedo le vostre facce e non si possono fare domande. Il problema era questo, per cui l'accanimento che c'è stato contro Galilei e anche la condanna che lui ha avuto non era perché il sole gira e sta fermo, era perché si pretendeva di costruire un sistema di verità al di sopra delle verità di fede, cosa in cui oggi tutti credono, ma che è falsa. Non so se mi spiego. Tra l'altro, alcune verità scientifiche, cioè se voi prendete un sassolino e lo buttate per terra dalla vostra mano, voi sapete benissimo che Newton ha scoperto la legge di gravitazione, per cui se tu c'hai sempre quel sassolino e lo fai cadere esattamente dalla stessa distanza, quel sassolino per arrivare a terra ci metterà sempre la stessa velocità, perché c'è la forza di gravità. Ma voi capite bene che se vai sulla Luna e fai la stessa operazione, quindi usciti fuori dall'atmosfera, quella legge non funziona più. Quindi quella legge che sembrerebbe incontrovertibile è in realtà molto circoscritta e molto limitata. Perché? Perché vale qui su questa Terra, ma non vale altrove. E sono tante le verità scientifiche di questo modo. Mentre una verità di fede è vera ieri, oggi, sempre, dovunque e dappertutto. Non so se mi spiego. Quindi, ragazzi, detto tutto questo, allora voi capite che per quanto riguarda gli atti di fede non è ammesso nessun dubbio. Io ricordo benissimo quando stavo facendo un corso di teologia fondamentale e a questa affermazione io rimasi perplesso come tanti quanti. Quanti di noi pensa, sì, ma la fede, non esiste la fede senza qualche dubbio, e ogni tanto viene qualche dubbio di fede, dubbi di fede. Il dubbio di fede, come vedremo, aprite il catechismo della Chiesa Cattolica, è un peccato. Perché se c'è una verità di fede, attenzione, una verità di fede, non le verità che non sono di fede. Per esempio, fare la comunione sulla mano non è una verità di fede, Dio ce ne scampi e liberi, come qualcuno va a dire in giro, tanto per riaprire un'altra polemica già fatta in altre cose. Che è una verità di fede quella lì? Quello è un provvedimento disciplinare venuto in maniera pure mezza balorda, mutabile in qualunque momento, e speriamo che lo mutino il più presto possibile. Non è mica una verità di fede quella, però per esempio la Santissima Trinità, che Gesù Cristo è figlio di Dio, i quattro dogmi mariani, che la Madonna Immacolata, e la struttura gerarchica della Chiesa, e il peccato originale, l'antropologia sull'uomo, l'escatologia e tutte quante le altre cose, è quelle su verità di fede. Cioè, quando voi dite nel credo, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà, ma sta attento, ricordati figlio mio, che alla fine della storia tu, che mi stai ascoltando, risorgerai, riprenderai il corpo che avevi adesso, che risorgerà per il bene e per la gloria o per il male e per la condanna. Anche se ti sembra una cosa molto strana, anche se tutti noi sappiamo, l'unica esperienza che abbiamo è che dovremmo andare a finire sotto un metro di terra, d'accordo, e che non abbiamo mai visto nessuno tornare dal cimitero, l'hanno visto soltanto gli apostoli 2000 anni fa, noi no, ma questa è una verità di fede, e quindi non avere nessun dubbio che esiste la risurrezione della carne. E quindi sta attento a come campi, perché la condanna o la gloria
riguarderà la tua anima, ma riguarderà anche il tuo corpo. Quindi, ecco, quindi anzitutto le verità di fede, cominciamo quindi a mettere questo primo punto, non ammettono dubbi, non ci possono essere dubbi. Oltre a questo, lo vedremo nelle prossime volte, abbiamo la speranza, che è l'atto per mezzo del quale si tende ai beni promessi dal Signore a coloro che lo amano e lo servono. E quali sono questi beni? La vita eterna e le grazie necessarie per compiere le opere meritorie, necessarie per raggiungere, opere che si possono e si devono fare. E poi c'è la carità, che è quella per mezzo della quale si ama Dio al di sopra di ogni cosa, e il prossimo come noi stessi, o meglio ancora, se uno vuole stare a ciò che ci ha insegnato Gesù, come lui ci ha amati. Manca qualche secondo alle 17, ragazzi, invito 5 secondi di silenzio, ecco, per fare il nostro atto di amore alla Madonna, ecco, in quest'ora in cui si rivelò e fece questi grandi doni all'umanità attraverso Santa Caterina Labourie, e insieme la salutiamo recitando l'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, Ave Maria. Allora, dette queste cose, che valgono un pochettino come premessa per comprendere che cosa sono le verità di fede, spero che dopo questa catechesi ci abbiamo un pochettino le idee un po' più chiare. Quindi attenzione ragazzi, la vittoria che ha vinto il mondo è la nostra fede, siamo nell'anno della fede. La fede i dubbi non li conosce, non li conosce, d'accordo? Allora, quali sono i peccati contro la fede? Il primo e più grave, il tarlo che ha roso l'Occidente, e purtroppo non solo l'Occidente, nei secoli XIX e XX, grazie all'opera distante ma in un certo senso congiunta di comunisti e massoni, però chi l'ha diffuso nel mondo in maniera capillare e sistematica sono stati i comunisti, è l'ateismo, ovvero il rifiuto di credere nell'esistenza di Dio e di conseguenza a tutto il patrimonio di verità insegnate nella Chiesa Cattolica. Per la verità questo fenomeno non è cominciato con il comunismo e con la povera anima di Karl Marx e del suo amico Engels e dei loro compari, ma i prodromi erano stati gettati un secolo prima, con l'illuminismo da un punto di vista filosofico, come dire che è, come dire, il nipote del razionalismo cartesiano del 1600, e poi con la rivoluzione francese, che praticamente non fu altro che la messa in atto da un punto di vista politico dei principi dell'illuminismo. Stamattina sentivo una bellissima catechesi, non so se era una replica mandata proprio in onda da Radio Buon Consiglio, ne ho sentita soltanto una parte perché i miei tempi, tanto per cambiare, sono sempre altamente ristretti, dove Giulio Loredo, parlando proprio della festa di oggi, spiegava come non era un caso che la Madonna fosse apparsa poco dopo la Rivoluzione Francese. I principi libertà, carità, fraternità, che tutti quanti noi cattolici, che bello, sono i grandi principi, noi siamo d'accordo perché noi crediamo nella libertà, nell'uguaglianza e la fraternità, ma quando mai? Sono principi atei quelli lì, cioè la Rivoluzione Francese ha fatto un'ecatombe tra i cattolici, ma sapete cosa vuol dire una ecatombe? Sapete quante suore e quanti preti sono morti ghigliottinati? Sapete cosa facevano ai cristiani cattolici, c'è stata la storia dei martiri della Vandea, sapete cosa facevano? Sì, li buttavano a mare e a volte per fare degli sfregi, insomma, proprio contro la castità e la purezza, guarda caso, chi lo sa come mai i nemici della Chiesa e dei cristiani si sfogano sempre contro questa virtù, sapete cosa facevano prima di buttarli a mare? Spogliavano nudi un maschietto e una femminuccia,
e li legavano nudi uno davanti all'altro con le corde strette sotto le ascelle. E così li buttavano a mare. Quindi li buttavano a mare, come dire, capito, in atto e in posizione. Pensate a questi poveracci. Questi sono i grandi rivoluzionari francesi che noi dovremmo essere tutti contenti, che sono i benemeriti dell'umanità con cui è entrata la democrazia, evviva, alleluia, eccetera, eccetera. Ecco qua, sono questi bei fenomeni, ragazzi. Quindi io sono nemico della rivoluzione francese, nemico giurato di loro e di tutti i loro amici, e ancora di più di quello che è venuto dopo, del terrore di Robespierre e del regime folle e assurdo di Napoleone Bonaparte, che si è salvato, come tutti sappiamo, come dicono a Roma, per il rotto della cuffia all'ultimo momento, insomma. Ecco, comunque, dopo aver fatto le sue follie megalomani e aver osato addirittura portare il povero Pio VII, ecco, prigioniero con sé in quel di Francia. Comunque, l'ateismo è un peccato gravissimo, che peraltro l'attestazione emblematica, come dice la scrittura, andate a vedere il Salmo 13, il Salmo 52, della stupidità dell'uomo, perché la Sacra Scrittura dice che lo stupido dice Dio non esiste, lo stolto, ma lo stolto vuol dire una persona che non gli funziona il cervello. Io cito sempre questa cosa, forse l'avrò già fatta anche in radio, forse l'avrete già sentita, forse vi stancherete che Don Leonardo dice sempre le stesse cose, però insomma, queste sono le cose da dire. Quando studiavo filosofia della scienza, in lontani tempi, il professor Gianfranco Basti, molto molto, un uomo, penso che sia l'uomo più intelligente che abbia mai conosciuto in vita mia, veramente un genio, e tra le varie cose che ci fece, insomma, spigolare, ci fu questo, che ci riportò l'affermazione di uno scienziato ateo, sedicente ateo, pensate, questo per certi aspetti è ancora più stupido, il quale dice, sì, io sono ateo, però c'è un piccolo problema. Quante probabilità ci sono che l'universo, questo sistema così intelligente che noi conosciamo, si sia fatto a caso? Sapete quante probabilità ci sono? Allora ragazzi, seguitemi bene. Voi conoscete la nonna di Beethoven, la famosa sinfonia, che è forse il più grande capolavoro della musica classica di tutti i tempi, no? Allora, voi immaginate, questo dice questo scienziato, che quella sinfonia sia eseguita da chi? Ecco, da un musicista che si chiama Gatto Matto. Quindi un gatto impazzito che tu lo metti sopra la tastiera di un pianoforte e questo, zompettando sui tasti, audite audite, ti esegue la nonna di Beethoven dall'inizio alla fine. Allora, se un gatto impazzito riesce a fare questo, l'universo è stato fatto a caso. Cioè ci sono tante probabilità che l'universo sia stato fatto a caso quanto quelle che un gatto impazzito suoni la nonna di Beethoven sul pianoforte. Quindi vi invito da questa sera a prendere i gatti, chi di voi c'ha un pianoforte, e mettetelo sul piano. Quando qualcuno di voi avrà trovato un gatto che suona la nonna di Beethoven, mi fate una telefonata o mi contattate sul mio profilo Facebook e mi dite: Don Leonardo, l'universo è stato fatto a caso. E io poi lo farò arrivare al professore, che sa il nome, io non mi ricordo più, non mi chiedete la fonte perché purtroppo dovete fare un atto di fede. Se vi fidate di me, io le bugie non le dico mai, questa cosa l'ho sentita con le mie orecchie. Farò poi avere al professor Basti questa informazione, così la comunicherà allo scienziato che lui conosce. Quindi pensate quanto sono cretini, ovvero abitanti dell'isola di Creta, e coloro che professano l'ateismo. E vi raccomando, a questo proposito, di leggere per la vostra formazione i libri del professor Antonino Zichichi, che tra l'altro lui ha dimostrato, tra le varie cose, che se la Terra sgarrasse nel suo giro che percorre intorno al Sole di un secondo l'anno, che cos'è un secondo su 365 giorni, 6 ore, 21 minuti, non mi ricordo quanti secondi, sarebbe nulla. Bene, se la Terra sgarrasse di un secondo in questo giro spaziale che fa, guardate, tempo, non mi ricordo adesso il numero preciso, ma il numero era basso, 5-10 anni, la Terra diventerebbe un proiettile impazzito che parte, esce dall'orbita e si schianta chissà dove e chissà come, in qualche posto X dell'universo, in maniera quasi istantanea, perché partirebbe come un razzo impazzito,
e dissolvendosi nel nulla. D'accordo? Quindi se il nostro Signore volesse fare una bella fine del mondo estemporanea, basterebbe che a quell'orologio perfetto che ha creato ci mette un piccolo sgarro di un secondo in più o un secondo in meno. Vi rendete conto? E questi grandi scienziati, vedete quanto sono stupidi? Che oggi, e tutti noi cristiani, come tanti abitanti di Creta, perché siamo noi, questa espressione la uso perché la usava sempre Don Dolindo Ruotolo, che quando si inalberava cominciava a dire siamo tanti cretini, sicuramente nel senso, noi cristiani siamo tutti quanti in soggezione dinanzi a questi scienziati, perché questi sanno le cose, e noi invece dobbiamo accontentarci delle nostre piccole verità di fede, che sono roba da semideficienti, capite? Diciamo il rosario come le vecchiette che stanno in chiesa, invece questi fanno le cose intelligenti, questi sanno le cose, questi sanno i computer. Ma vi rendete conto del grado di cretinità in cui siamo caduti? Cioè questi vanno a dire che un sistema del genere è stato fatto dal caso, cioè che ci sarebbe stato questo fantomatico Big Bang e poi casualmente i vari gas, le varie cose sono disposte e hanno creato questo capolavoro infinito che è l'universo, e praticamente la Terra si è andata a creare quest'orbita in base a non si sa quale misterioso, come dire, meccanismo che l'avrebbe manovrata e messa dove si deve mettere, capite? E noi cretini tutti quanti a dire, ah, questa è la scienza, altro che tutte le cretinate che ci hanno insegnato i preti. Ma vogliamo scherzare? Così come mi sono arrabbiato, perdonatemi, questa ce l'ho proprio. L'altro giorno ho sentito il presidente del Consiglio, del governo italiano, dire da quando governiamo abbiamo rilanciato l'economia, ma dove? Ragazzi e ragazze carissimi, abbiamo soltanto spillato un sacco di soldi in più nella tasca degli italiani, ero capace pure io a far uscire fuori dalla crisi gli italiani in questo modo, ma quale economia? Ma venisse il Presidente del Consiglio a vedere la gente come sta, io faccio il parroco, ci sono famiglie su famiglie che stanno in ginocchio, ma quale economia? Non si trova lavoro neanche a cercarlo col lanternino. E tutti gli italiani sono stregati. Che bravo Monti, che bravo. Adesso non voglio sindacare, cioè Monti, che Dio ce l'abbia in gloria. Ma possibile che uno deve essere così sciocco? Avrà tolto momentaneamente l'Italia dalla crisi finanziaria? Chi glielo nega? Ma ero capace pure io a farlo così, ragazzi, a spillare soldi, a aumentare l'IVA e a pagare il doppio di soldi per l'ICI e per l'IMU. Io le so queste cose, faccio il prete. E che ci vuole? Ma dov'è l'economia rilanciata? L'ho sentito l'altro giorno al telegiornale. Il merito del mio governo è che ho rilanciato l'economia. Ma dove? Ma possibile, ragazzi, che noi oggi, quando parla qualcuno di questi potenti, si chiami scienziato o si chiami grande economista plurilaureato come il professor Monti, uno prende, beve tutto quello che dicono, rinunciando, come dire, a dire, ma insomma un attimo, ma dove sta scritto quello che dici tu? Ma me lo vuoi spiegare? Me lo vuoi far vedere? Dove sta? Cioè, vi dico queste cose perché noi non possiamo e non dobbiamo come cristiani sentirci complessati dinanzi a questi. Sono loro che devono sentirsi complessati dinanzi a noi, se permettete. Perché le verità di fede sono certamente indimostrabili, ma sono molto più ragionevoli di tutte quante le sciocchezze che dicono questi signori. Perdonatemi. Quindi, i libri di Antonino Zichichi, oppure le catechesi del grande Enrico Medi, che le trovate in giro online, sono disponibili sul sito di Enrico Medi. Se non lo conoscete, andate a visitare il sito della mia parrocchia, andate nella sezione MP3 e sentitevele. Un altro grande scienziato che ti mostra come, andando a scandagliare la struttura dell'universo e la struttura di un atomo, tu ci trovi il dito di Dio, altro che. È soltanto saperle vedere le cose. Quindi l'ateismo, quelli che, io sono intelligente, sono evoluto perché sono ateo. No, tu sei involuto se sei ateo, e sei stupido se sei ateo, non sei intelligente. Quando parlo con i ragazzi sono tutti quanti impazziti per gli iPhone, per gli iPad, eccetera. Dico, vi piacciono tanto gli iPhone e gli iPad? Dico io. Dico, sì, tu vi piacciono tanto. Dico, lo sapete che vi dico? L'iPhone e l'iPad si sono fatti da soli, si sono fatti a caso. E questi ti guardano con due occhi così.
Dico, guardate che molti degli ingegneri che hanno lavorato per fare queste cose qui si pensano che l'universo sia stato fatto a caso. Ma guarda un po', dico, lo vedete questo piccolo gioiellino, l'iPhone? Come fa a essersi fatto a caso una cosa del genere? Vi rendete conto la gente che ci ha pensato e ci ha studiato dietro? Ah, è una macchina così perfetta, per esempio, guardate il corpo umano, si è fatta a caso? Figlia dell'evoluzione e dell'anello mancante? E l'universo con tutte quante le sue leggi incontrovertibili si è fatta a caso? Allora io ci crederò quando tu mi porti un bel iPhone, e che tra l'altro non me lo fai neanche pagare tutti quanti quei soldi che costa, e mi dici, ecco, abracadabra, questo è stato fatto a caso, quindi lo mettiamo gratis in giro, no? Perché nessuno ci ha lavorato, quindi è stato fatto a caso, è patrimonio pubblico dell'umanità, d'accordo? Ma vogliamo scherzare? Ma ragazzi, vi prego di essere combattenti sotto questo punto di vista, eh. Noi non possiamo berci tutte queste cose come tanti pecoroni. Sì. O dare retta al primo sciocco che spara stupidaggini e noi stiamo lì imbelli, quasi quasi che ci vergogniamo perché ecco, i cattolici ancora credono a queste cose. È intelligente tu che non ci credi. Quindi, sta' attenti che la fede non è la cosa propria degli stupidi. I fedeli sono persone intelligenti, sono gli atei che sono stupidi. Questo, cerchiamo di mettercelo bene in te. Stupido si può dire, perché lo dice la Bibbia. Lo stolto dice Dio non esiste. Stolto in ebraico, raca, vuol dire stupido, una persona che non ha il cervello. O meglio che ce l'ha, ma che non lo sa far funzionare. Ecco, questo è lo stupido. Allora. Quale altro peccato grave contro la fede c'è? Che non ci abbiamo più neanche tanto tempo. Sì, un pochino sì. L'eresia. L'eresia è un peccato grave contro la fede. Ovvero la negazione di qualche verità di fede o di morale. Oppure lo stravolgimento di alcune verità di fede e di morale. A oggi, ragazzi, su questo punto. Peccato diffusissimo, l'ateismo, c'è ancora qualche matto, cioè, matto nel senso di senza cervello, che si vanta di fare l'ateo, e alcuni sono ben noti, insomma, personaggi pubblici, ma l'eresia oggi è una cosa tremenda. Cioè, e oggi l'eresia appare sotto quella particolare forma di pensiero che il nostro attuale Papa, felicemente regnante, chiama relativismo. Sapete cos'è il relativismo? Il relativismo è il nome nobile di quella che io chiamo la fede fai da te. Cioè, perché il relativismo afferma che non esiste una verità oggettiva da conoscere e da riconoscere e quindi da fare propria. Quindi io sono cattolico, cioè penso di essere cattolico. Allora, il cattolicesimo è una religione che si fonda su una serie di verità di fede rivelate, definite, dogmi, d'accordo? Che non si possono dire, non posso dire questo lo prendo e questo non lo prendo. Si prende in blocco. Non posso dire io credo che Dio è Trino e non credo che la Madonna è Immacolata. Questo non si può fare, questo qui. Perché se non credi che la Madonna è Immacolata, tu sei eretico. Non posso dire, guarda, io osservo il quinto comandamento e il settimo, o meglio, penso di osservarli. Però per me non andare a messa la domenica non è mica peccato. E lo dici tu che è un peccato così grave. Il problema è che non lo dico io, che lo dice il Padre Eterno. E che se apri il catechismo della Chiesa Cattolica, se vuoi un riscontro oggettivo, vedrai che c'è scritto che mancare alla messa domenicale senza una grave necessità è peccato grave, è materia grave. Non posso dire, ah, io guarda, sono onesto, non rubo, però per quanto riguarda gli atti impuri, che me ne importa? Cioè, non faccio mica niente di male, no? Che problema c'è se io faccio un atto impuro solitario? A chi faccio del male? Se io sono innamorato della mia fidanzata, poi ne parleremo a suo tempo di queste cose, eh? Qual è il problema se io voglio stare con lei anche prima del matrimonio? Lei è consenziente, non facciamo mica del male a nessuno. Ora, a prescindere che riprenderemo a suo tempo questi discorsi, che non è la prima volta che li affrontiamo in questa sede, ma li affronteremo in sede di peccato contro il sesto comandamento, questo comportamento è eretico, nel senso che tu devi accettare di dire che non sei cattolico, che sei eretico.
Perché tu non puoi prendere un comandamento sì e un comandamento no, una verità di fede sì e una verità di fede no. Una volta uno dice: ma perché se la Madonna non era vergine, che cosa cambia? Ma come cosa cambia? Cambia come? Perché la verginità perpetua di Maria non è soltanto gloria sua personale, ma è verità di fede da cui dipendono tante altre verità, come dire, contenute nell'affermazione di questo dogma. Perché tu non lo puoi mica prendere e buttare al secchio. E noi non può, cioè, se tu sei tu non hai la libertà, capite? Noi non abbiamo la libertà di pensare diversamente su alcune cose, come dicono oggi in giro gli abitanti di Creta, dei cosiddetti cattolici adulti, uno dei quali l'ho sentito qualche giorno fa in televisione, è meglio che non faccio nome e cognome. Ah, la Chiesa insegna queste cose, d'accordo? Però noi siamo nel 2000, dobbiamo anche aggiornarci. Per esempio, legalizziamo le unioni gay, no? Certamente che la Chiesa deve, che cosa deve fare? Deve dire deve dire le sue cose, no? Però siamo nel 2000, né? O no? Oppure, sì, la Chiesa dice le sue cose, la contraccezione a destra e a sinistra, ma mica posso fare 50 figli io però, eh? Ragazzi, queste cose non si possono fare. O meglio, se tu le fai, non andare a chiedere di fare da padrino a un battesimo, le croci di un parroco. Tu sei cattolico? Sì, sono quasi tutti cattolici, sono tutti santi. Una volta ero giovanissimo prete, ma non mi ricordo neanche se ero prete, forse ero diacono o seminarista, forse diacono, non me lo so. Insomma, c'era un battesimo nella parrocchia da dove stavo, a un certo punto, prima del battesimo, mi metto a fare due chiacchiere col padrino. Il battesimo c'era da lì a 10 minuti. A un certo punto questo se ne esce e dice: sa però, secondo me esiste la reincarnazione, cioè io credo nella metempsicosi. Dico, scusi un attimo, dico, che ha detto? No, io ci credo. Ah no, guardi, non mi stia, cioè secondo me ci ho pensato, cioè secondo me noi ci reincarniamo. Dico, guardi che lei deve fare da padrino di battesimo. Questa dottrina è contraria alla fede nella risurrezione della carne. Ah, no, a me non mi interessa niente. Così è. Io mi ricordo che tutto scandalizzato andai a dirlo al parroco. Ovviamente, insomma, non è che poi ci furono delle conseguenze immediate, no? Allora, l'eresia comporta il fatto che tu non puoi nemmeno col pensiero aderire a dottrine o idee condannate dalla Chiesa, né si può scendere a nessun compromesso di nessun tipo. Esempi. Allora, voi sapete che è passata, c'è il referendum sul divorzio, noi l'abbiamo perso in Italia perché dopo la stramaledetta legge Fortuna del 70 fu organizzato un referendum abrogativo della legge, ma il referendum abrogativo l'abbiamo perso. Quanti cattolici hanno votato a favore del divorzio? Ah sì, io sono cattolico, però cioè, se le cose non vanno più bene, io ho il diritto. Oppure, altro argomento degli abitanti di Creta, io come cattolico posso anche crederci che il matrimonio è indissolubile, ma mica lo posso imporre agli altri. Se gli altri non ci credono, se vogliono divorziarsi, perché impedirgli di farlo? Questi devono andare a confessare, questi qua, perché sono responsabili, diceva Padre Pio, non del Leonardo, di tutti i divorzi che sono stati commessi. Stessa cosa vale per la legge sull'aborto. Stessa cosa. E adesso, lo dico, non c'ho nessuna paura, guai a qualunque cattolico sia minimamente tollerante con le varie, come dire, venti di guerra che girano di prossime elezioni sul legalizzare le unioni gay. O le unioni di fatto, i cattolici adulti, guai a loro, glielo dico in nome di Dio, guai a loro, o quelli che vogliono legalizzare la droga, o quelli che diffondono l'educazione sessuale o la contraccezione nelle scuole che vogliono far andare a dare i preservativi ai ragazzini del liceo o del ginnasio, guai a loro, cattolici adulti, quali cattolici adulti? Servi di Satana, quali cattolici adulti? Questi sono peccati gravissimi, ragazzi.
E chi li fa dimostra di essere eretico, perché non credi in alcune verità di fede e di morale fondamentali e non te le puoi rifare a modo tuo, nemmeno se qualche prete ti benedice, perché pure questo c'è oggi in giro, ahimè. Perché Benedetto XVI dice ha indetto l'anno della fede secondo voi, ragazzi? Perché? Perché c'è questo problema. Diciamo filosoficamente si chiama relativismo. Il relativismo è quel movimento di pensiero per cui non esiste una verità oggettiva, ma ciò che è vero per me è vero per me e ciò che è vero per te è vero per te. Quindi tu, Chiesa, mi dici che il matrimonio è indissolubile e che una coppia deve essere aperta alla vita? Per carità, chi ti viene a dire che tu c'hai torto? Ma per me questo non è importante. Quindi posso tranquillamente essere membro della Chiesa e posso tranquillamente andare a fare la comunione, pure sono divorziato, risposato, eppure sono chiuso alla vita, se prendo la pillola, se faccio tutte le altre cose. E guai a te se ti permetti di aprire bocca, per come ti permetti tu di venirmi a imporre una tua verità. Questo oggi c'è in giro. Ma questo c'è in giro tra noi fedeli, non c'è in giro tra gli atei miscredenti. C'è un altro peccato grave contro la fede, che è il rispetto umano. Sapete cos'è il rispetto umano? Quando Gesù dice, chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti agli uomini, io mi vergognerò di lui davanti al Padre mio. Perché la fede non va soltanto creduta, quindi non ateo, ma credo in Dio e credo in tutte le verità di fede e le accolgo tutte nella loro corretta formulazione, quindi non sono eretico. Ma la fede la devo anche testimoniare, con coraggio. Cioè non è che io non mi vergogno del Vangelo, dice San Paolo. Io mi vergogno dei peccati, non di dimostrarmi cristiano. Per cui se sto a mensa con i colleghi, o voi che state a scuola, io mi faccio il segno della croce prima di mangiare. Non è che mi vergogno perché dicono, guarda sto cretino che si fa il segno della croce prima di mangiare. Ma sei cretino tu se non lo fai. Oppure qualcuno dice, mi è venuto a dire, sa padre, sul pullman ogni tanto dico il rosario, però lo dico a mente, perché ti immagini che figura faccio se tiro fuori la corona. Dico, ah, faresti la figura se tiri fuori la corona, ti vergogni della corona del rosario, la nostra arma per antonomasia, il distintivo dei veri cattolici, ma non ti vergogni che ti vergogni del rosario? Quindi attenzione, il rispetto umano, fare o non fare qualche cosa per paura di quello che dicono gli uomini. Ah, io vorrei tanto prendere la comunione in ginocchio, padre, però che figura ci faccio? Sono da solo in tutta quanta la chiesa. E allora? Abbi il coraggio di farlo, perché fino a quando tutti quanti staranno timidini, non cambierà mai nulla. Oppure qualche pia donna, grandicella, padre mi piacerebbe tanto portare il velo, però si immagini? Come ti immagini? Mi guardano tutti. E allora? E allora? Qual è il problema? Te guardano, pazienza, perché a me non mi guardano tutti perché porto la veste talare, a me, ma la veste talare è tuttora un obbligo per il clero, non è un pio consiglio, sta scritto nel codice di diritto canonico, il clergyman è consentito, ma l'abito di un prete è la veste talare, andare in giro vestiti come garzoni, come fanno in molti, non è consentito. Ma guarda caso questo è tollerato, perché questo non è un peccato, si pensa, così grave. Io non penso che sia così. Comunque, poi vedremo nell'altro mondo chi c'ha ragione. Un'altra cosa molto grave, è l'adesione a dottrine o posizioni o sette o associazioni che hanno posizioni incompatibili con la Chiesa. Per esempio, prima fra tutte la massoneria, anche oggi chiunque appartiene alla massoneria è scomunicato, non è mai stata abrogata questa disposizione, oppure movimenti tipo Scientology, adesso qui siamo in Italia, o la New Age, o la teosofia, state attenti con tutte quante queste cose che stanno in giro, tutte queste strane scuole di pensiero orientali. Questa è tutta tanta roba che viene dal basso e bisogna mandarla via, tenerla lontana da noi. Ok?
Quindi l'insieme di tutti quanti questi peccati vanno a comporre il carnet dei peccati contro la fede. Farei una breve sintesi e poi dobbiamo fermarci perché vedo che il tempo è corso come sempre veloce e siamo addirittura di arrivo. Quindi spero, ecco, che siamo nell'anno della fede, che ci siamo dati un attimo una, come dire, un risveglio di orgoglio santo. Ecco, sapete che l'orgoglio e la superbia sono sentimenti che guai a averli nel cuore. Però se c'è una cosa di cui dobbiamo essere orgogliosi è la nostra santa fede divina e cattolica. Cioè noi abbiamo Dio in persona che ci ha parlato, che ci ha aperto gli occhi, che ci ha illuminato, che ci ha svelato il perché dell'esistenza, chi siamo, da dove veniamo, cosa dobbiamo fare, in cosa possiamo sperare. Cioè chi ha una fede formata c'ha tutto e ha una roccia incrollabile, e, come dire, piantato sulla quale non cade mai. Resiste a tutti gli urti, a tutte le prove, a tutti gli scossoni della vita, e di questa fede non ci si vergogna, non la si rinnega e non la si tradisce e non la si annacqua mai, in nessun caso e per nessun motivo. Io mi fermo e vi saluto, ragazzi. Questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Stiamo sempre forti e saldi nella fede. Vi benedico tutti. Ave Maria.